Musei in Movimento era il titolo della conferenza che abbiamo appena fatto qui al museo per presentare la nuova stagione 2022-2023 del Museo Caos. Quest'anno sono tre le parole sulle quali abbiamo puntato: sono innovazione, creatività ed esperienza. Abbiamo presentato la nuova stagione Inside the Caos fino a gennaio. Quest'anno ci sono molte mostre, sono concentrate sulla popolarità dell'immagine. Inizieremo domani sera con Ilario Ciaurro, prima mostra della stagione, ore 18 in Sala Ronchini. Poi proseguiremo in Carro Ponte il 22 ottobre con un altro artista del nostro territorio, Luciano Crisostomi, per poi finire a dicembre, il 17, con due inaugurazioni in contemporanea, sia in Carro Ponte che in Sala Ronchini, con una mostra dedicata alla psichedelia e una mostra dedicata a Mario Schifano. Questo è il calendario degli eventi. Oltre a questo, il nuovo riallestimento del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Aurelio De Felice. Abbiamo riallestito tutto, quindi è come se voi entraste in un nuovo museo integrato con molto digitale, quindi ci saranno anche nuovi video che fanno parte di questa collezione, oltre che la grandissima novità di quest'anno, che è questa app dove accedendo, proprio scaricando un'app, puoi visitare il museo accompagnato da una voce che ti porta in questo percorso. Quindi le novità sono veramente tante. Oltre a questo abbiamo anche lavorato al sito nuovo del Museo Caos e abbiamo prodotto delle nuove guide in italiano ed inglese, forma cartacea, eccola, semplicissime, che però integrano ancora di più ed aiutano il pubblico in questi nostri percorsi. È stato detto tanto, stiamo facendo tanto, e le parole chiave dell'anno scorso erano inclusività, digitale e partecipazione. Quest'anno ne abbiamo aggiunte tre, ma hanno tutte lo stesso obiettivo: cercare di creare più movimento possibile, attrarre più pubblico in questo luogo che non è solo cultura, ma vuole anche essere un luogo che crea, che porta creatività nella mente e nelle anime delle persone.